Pescara Sestri Levante, match in programma sabato alle 17.30, scelte di formazione più o meno scontate. Squizzato, fermato per un turno dal giudice sportivo, verrà rimpiazzato da Antonino De Marco. Per il classe 2004 che finora ha realizzato 2 gol, sarebbe la prima da titolare. In attacco tornerà dal primo minuto Merola, in difesa molto probabilmente Moruzzi. Tonin ha smaltito il lieve risentimento all'adduttore, l'ex Foggia sarà regolarmente a disposizione di Baldini. Resta invece in dubbio Moulet alle prese con noie muscolari. Domani mattina conferenza pre-gara, rifinitura nel primo pomeriggio. Sestri Levante privo di Nunziatini per infortunio e del giovane portiere Sias, espulso dalla panchina nel corso dell'ultima sfida con l'Entella. Ha recuperato il play giorno. Possibilità di un ritorno tra i convocati per il trequartista Oneto e il capitano Pane, che ha saltato le ultime 5 partite a causa di un infortunio muscolare. Al rientro il difensore centrale Montebugnoli. Sistema di gioco 3-5-1-1, l'ex Clemenza alle spalle di Nicolas Parravicini. Quintultimi in classifica con 11 punti, i liguri fanno fatica in zona gol. 8 reti come il Milan futuro. Peggio ha fatto solo il Latina nel girone C con 5 gol. Di contro squadra solida, appena 5 reti subite nelle 6 gare esterne. Nessuna nelle ultime 4, nelle quali l'11 di Scotto ha conquistato 2 vittorie e altre tanti pareggi. Fuori casa il Sestri Levante non perde dalla prima giornata, 1-0 a Gubbio.